Dopo l'ennesimo passo indietro fatto dalla proprietà della Betafans e i Tortoreto, i sindacati hanno annunciato un pacchetto di 16 ore di sciopero a partire da lunedì. Una decisione presa durante l'ultima assemblea dei lavoratori con i sindacati, dopo che sono state interrotte le trattative con la Presidiad. Praticamente l'azienda è tornata indietro, è ripartita dal via, quando diceva che comunque loro avrebbero dismesso le linee a ottobre 2021, poi per tornare a marzo 2021, e noi avevamo chiesto un anno di solidarietà a partire da marzo 2021 che sarebbe finita nel 2022. Loro invece sono venuti al tavolo con una proposta di 6 mesi di solidarietà che praticamente ci riporta al punto di partenza, dove le dismissioni poi ci saranno l'ottobre del 2021. Quindi loro pensavano che noi eravamo degli sprovveduti e che venissero a darci il contentino e avrebbero risolto la situazione. Noi questa cosa non la possiamo permettere, perché siamo rimasti sulle nostre linee, sulle nostre richieste fatte, un anno di solidarietà con all'interno l'apertura di una mobilità volontaria incentivata, quello che avevamo chiesto all'azienda, e di fatto questo non è accaduto. Quindi abbiamo ritenuto opportuno sospendere il tavolo. L'assessore Quaresimale si è preso l'impegno di convocare la parte aziendale per capire se ci fosse una possibilità di tornare indietro, dopodiché verrà riconvocato il tavolo. Quindi noi abbiamo proclamato un pacchetto di 16 ore di sciopero a partire da lunedì prossimo, affinché la Presidiat torni indietro sui suoi passi e venga incontro alle nostre richieste. Noi non possiamo accettare che ogni volta che si istituisca un tavolo regionale si faccia sempre un passo indietro e non si risolva il problema.